Buon pomeriggio a voi. Allora, innanzitutto vi dico subito che tra non moltissimo, a partire dalle ore 15, 15 e 30, vi trasmetterò la diretta da Torino. Per chi avesse voglia e tempo, seguitela. Ci saranno interventi molto interessanti, tra i quali anche quello di Giorgio Bianchi, no? Vi ho parlato giusto nel video di ieri. Di questo giornalista che ormai da anni è attivo nel Donbass e ci racconta insomma una storia, ma io non dico diversa, ci racconta una storia completa di quello che è il conflitto che non è iniziato il 24 di febbraio di quest'anno, ma parte da molto più lontano, e cioè dal 2014. Quindi ci sarà Giorgio Bianchi, ci sarà Linda Corias, ci sarà Francesco Toscano, ci sarà Lamari e tanti tanti altri. Ecco, mi interessa molto vedere che temi affronteranno oggi, no? E di cosa parleranno, perché i temi sono sempre molto caldi, tra gli altri. Anche se ne parla molto molto di meno, ancora le restrizioni riguardanti il Covid, no? Perché poi ogni tanto cercano di tornare in auge i vari virologi che ormai sono stati messi da parte, continuando a terrorizzare le persone, soprattutto quelle che psicologicamente sono più fragili. Ma veniamo a questo video, il titolo è abbastanza chiaro. Ieri è intervenuto presso l'Unione Europea il ministro degli esteri ucraino Kuleba. Ecco, nel titolo vedete che tra parentesi c'è Biden. Perché faccio questo? Perché ormai credo che a noi sia abbastanza chiaro che non si fa nulla in Ucraina che non sia dettato dagli Stati Uniti e da Joe Biden, no? E quindi anche questa richiesta ieri, tra l'altro abbastanza teatrale da parte di Kuleba, che è arrivato davanti ai cronisti dicendo: ho tre richieste, armi, 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 no? È abbastanza scenica, no? Da parte di questo ministro degli esteri, è semplicemente voluta dagli Stati Uniti, che abbiamo detto più volte, e ormai non ci sono dubbi, non vogliono assolutamente la pace. A loro non interessa una trattativa, loro hanno un unico interesse: cercare di affossare il più possibilmente Vladimir Putin. Quindi un braccio di ferro tra due grandi potenze, un braccio di ferro che può portare alla rovina del pianeta. Ragione per la quale noi cittadini liberi dobbiamo opporci a questo disegno degli Stati Uniti. Un'idea sbagliata, secondo me, quella di Kuleba e ovviamente ancora di più degli Stati Uniti, sbagliata anche se semplicemente si pensa che loro lo chiedono per difendersi, che assolutamente per carità sarebbe legittimo, chiunque ha il diritto di farlo, però poi a un certo punto uno Stato, un governo, deve ragionare in maniera un po' più fredda, non solamente con il cuore, ma deve capire l'avversario che ha di fronte. Ora vedete, continuare a rifornire di armi l'Ucraina vuole semplicemente dire rimandare e aumentare l'agonia degli ucraini, perché per me Zelensky ha delle gravissime colpe. Tutti i morti che tutti i giorni ci sono sulla sua coscienza, ovviamente quella anche degli Stati Uniti, perché appunto potrebbero immediatamente bloccare questa guerra, con almeno provandoci, perché poi non sappiamo realmente se un certo tipo di proposta potrebbe essere accettata da Putin, ma non lo sappiamo se questa proposta non viene mai fatta. E io vi faccio un esempio. Io credo nel mio piccolo, per quello che ho potuto capire, per quello che ho ascoltato da persone anche così abbastanza obiettive nel giudicare le situazioni, che Putin non se ne andrà mai dall'Ucraina, non tornerà a Mosca se non ottiene un risultato minimo. E quale potrebbe essere il risultato minimo? Io credo che il risultato minimo sia
l'indipendenza riconosciuta di tutto il Donbass da parte dell'Ucraina, quindi compresa Mariupol, l'annessione alla Russia della Crimea. Vedete, non credo tanto quello, cioè in una trattativa bisogna anche essere disposti a cedere qualcosa, se no non è una trattativa. E quello che potrebbero cedere i russi è dire agli ucraini: guardate, noi saremo nella condizione di fare molto male ad Odessa, ma non lo facciamo, lasciamo quella parte di mare a voi, e in più però chiaramente vi chiediamo un trattato ferreo sulla vostra neutralità. Questo potrebbe essere una bozza di accordo che potrebbe essere accettata dai russi. È chiaro che se questo passo non viene fatto perché non c'è la volontà, non lo sapremo mai. È chiaro che se di fronte a una proposta del genere i russi dovessero dire di no, Putin dovesse dire di no, allora è chiaro che tutta la partita si complica. Allora, francamente, non so neanche dirvi quale potrebbe essere lo scenario. Però, ripeto, se tu non provi, non avrai mai la risposta se questa potrebbe essere la base di una trattativa. In ogni caso, secondo me, armi, armi, armi è sbagliato, perché armi, armi, armi vuol dire morte, morte, morte. Ma non morte da parte di personaggi che, ripeto, hanno messo i figli al sicuro, che non corrono alcun rischio, ma morte per i più deboli, per gli anziani, per i bambini, per le famiglie. E questo sempre, dal mio punto di vista, è inaccettabile, perché la cosa più importante è che noi abbiamo la vita. Quando certi vogliono farci credere, sì, però una vita senza libertà non è una vita, tanto vale rinunciarci. Io su questo non ci credo, non sono d'accordo, perché un essere vivente può lottare per la propria libertà. Se perdi la vita, perdi tutto, e quindi di cosa parliamo? Con questo vi lascio, vi auguro un buon pomeriggio, ricordatevi, tra non moltissimo, se avete tempo e voglia, di collegarvi con la mia diretta da Torino. Buon pomeriggio!